Oh, attenzione, qua davanti c'è qualcuno, c'è Inv. Questo qua non lo vedevamo da un sacco di tempo. No, no, allora, non so dove è andato, ma dobbiamo stare attenti perché in questo mondo succedono cose strane. L'ho aperto da poco tempo. Sì, guarda che questo coso non è uno scherzo. Gabri, guarda che noi siamo vicino tipo ad un villaggio. Dove siete? Ah, ok, arrivo. Non urlare troppo, deficiente, non urlare troppo. Va bene. Ok, allora praticamente siamo qua vicini ad un villaggio. E già questo villaggio parte bene perché secondo me c'entra qualcosa, non lo so, la maledizione, eccetera. Potrebbe anche voler c'entrare, magari non lo so, c'entra Lunar per dire, però... Ecco, mi sono qua, sono anche qua. Se Lunar è tipo, c'è la luna rossa, è strana. Eccoti qua. Infatti adesso è normale, dai. Esatto, è normale, quindi forse non c'è Lunar nel mondo. Vabbè, allora, ci sono sicuramente gli SCP anche perché io ho la keycard e tutto quanto. Quindi dobbiamo iniziare questa nuova avventura insieme. Sei contenti? Oddio. No, affatto. Sì, è molto bello. Allora, forza, io qua ho già individuato una cella di un SCP. Dobbiamo stare attenti. Da questa parte. Sì. Allora, dobbiamo anche stare attenti a quel tizio Inv. Gabri, tu ti ricordi di Inv agli inizi? Sì, me lo ricordo. All'inizio del mio canale, praticamente c'era questo Inv che ci perseguitava dovunque ed era una sorta di hacker, noi pensavamo. Poi dopo non sappiamo se è veramente un hacker, perché si comporta appunto come un personaggio reale ed è questa la cosa più strana che possa, diciamo, esistere, almeno su Minecraft. Non lo so, ci fa pensare molto strano, cioè nel senso male da questo punto di vista. È male perché magari pensiamo chissà cosa e non buono questa cosa, però possiamo anche cercare di concentrarci su questa cella in questo momento. Oddio! Eccola! Esatto, allora guarda queste lucine. Sì, queste lucine sono classiche degli SCP e infatti dobbiamo stare un po' attenti perché non sappiamo cosa ci possono cosa ci può essere dentro. Ok, forza, andiamo, cerchiamo di entrare. Andiamo. No, allora, per favore. Lo so, allora avete paura, è normale questa situazione. No. Guardate, non sappiamo cosa ci può aspettare in questo mondo, anche perché abbiamo visto bene. Aspetta, no, non ti sento, non so perché, forse c'è un disturbo nella comunicazione oltre che nella mente. Dimmi un attimo. Ci sono degli alberi qua sotto, senza la luce. Ma infatti, poi. Ma poi quella neve. Allora, queste cose sono abbastanza strane. Forse potrebbero essere anche questi tipo degli alberi SCP, perché io so che ci sono degli alberi SCP nei mondi appunto infestati dagli SCP che sono appunto degli SCP, ma queste comunque mi sembrano alberi abbastanza normali, cioè non mi sembrano essere. Sì, è legno normale. Esatto, ho detto di parlare più basso comunque a te. Ah, scusa. È così troppo basso però. Allora, ma forza. Come? Vieni. Allora andiamo tutti quanti. Cerchiamo di entrare. Attenzione perché qua è pericolosa la situazione. Okay. Forza, venite. Ok, perfetto. Allora, questo è l'SCP 354. Che cos'è? Ecco, questo è un SCP abbastanza strano, ragazzi. Dobbiamo considerare il fatto che sembrerà sangue, quindi per chi avrà schifo del sangue Poi è rosso. Sì, è rosso, è Keter, vuol dire che è Keter. Non so se tu conosci abbastanza la classificazione dei SCP. Comunque tu stai parlando troppo a bassa voce perché... Scusa, hai ragione. La classificazione dei SCP, vabbè, si divide in Safe, Keter e Safe, Euclid e Keter. Euclid è quello giallo, Keter è quello rosso, Safe è quello ovviamente normale, no? Quello verde. Ma no, è il peggiore. Siamo iniziati dal peggiore. Infatti siamo iniziati dal peggiore e questa è la cosa che mi fa più paura comunque da un certo punto di vista. Chissà che cosa poi ci potrebbero essere in queste celle. Ma quanto è grande? Cosa è? Ma infatti, cosa appunto c'è qua? No dai, ma ragazzi, cos'è sta roba? Mi fa paura, cioè io non vorrei che qua magari incontriamo tipo un SCP o magari incontriamo Inv da qualche parte. No, ma di favore. Nuovo, pure okay, qua. Okay. Oh, porca! Oddio. No, oddio. No, io me ne vado. Cioè, no, ma sei male, vieni qua. No, allora, scusate un attimo, ma che caspita è quella roba lì in mezzo? Cos'è quello schifo? Allora, guarda il tentacolo! No, ma che schifo! Scusa un attimo, io ho giocato molto agli SCP anche un po' di tempo fa, soprattutto quando andavano di moda. Io adesso spero che ritornino di moda perché mi piacciono molto. Però, cioè, guardate là, io non mi pare di aver mai visto una roba di questo tipo. Ma infatti, cos'è? Allora, ma che esce dal lago, tipo? È stranissimo, cioè, infatti esce dal lago. E poi il lago, come vi ho detto, sembra rosso, appunto, sembra sangue. E questa è una cosa molto strana, comunque. Ma poi guarda... esterno, ci sono tipo delle creature di ghiaccio. Esatto. Quelle creature in realtà non so che cosa siano. Potrebbero essere tipo delle istanze o qualcosa di questo tipo. Cioè, o comunque, non so come si chiamano esattamente. Dei derivati. Dei derivati, esatto. Non sappiamo bene. Tu, Gabri, cosa Dulis, dici? Qua c'è un arco. Ok, Gabri, però... No, magari serve, non lo so. Non urlare, però, mannaggia te. Scusa. Cosa, nonno?
Oh, ok. Una veste per coprirsi. Una veste per coprirsi, molto bene. Allora, forza, andiamo. Andiamo. Io e nonno entriamo. Facciamo così, ci diamo in questo no, modo. No, io non voglio entrare, però, con quel coso là dentro. Tu sei il più esperto, no. Sei il più vecchio di tutti. Quindi, forza, vieni. E quindi. Io cosa faccio? Rimango qua. Sì, sì, tu rimani qua e magari cerca un po' in giro, ok? Cioè nel senso, non lo so, cerca un po' di provviste in giro. Ho trovato perché... questo qua, SCP catalogo. Oh, fammi vedere, cos'è? Aspetta, fammi vedere. Allora, sembra tipo un... Ah, è il catalogo ufficiale, praticamente qua ci dice come craftare le cose, secondo me, esatto. È tipo una specie di libro, ok? Tienilo tu questo. Va per... bene. Magari ci potrebbe servire più avanti per craftare magari qualche macchinario strano, chi lo sa. Forza. Poi ci sono anche dei pezzi di carta, ma... Perché? Dei fogli, i fogli di carta non lo so, si servono per un SCP mi pare, ma non ne sono molto sicuro di questa cosa. Comunque Gabri, tu cerca bene nei cassetti, nelle cose, magari trovi qualcosa di utile. Ok, allora devi sapere che questo SCP è molto pericoloso dato che è Keter. Quindi dobbiamo stare attenti, cioè è l'unica soluzione questa qua, stare attenti. No, io non voglio entrare, per favore. Lo so che non vuoi entrare, anch'io non voglio entrare, cioè nel senso è abbastanza inquietante questa cosa, soprattutto considerando il fatto che quello potrebbe essere sangue, no? E ripeto, sangue. Cioè... Io non entro per primo, vai te, che c'hai anche la veste lì, ciao. Cioè... Okay, non me la son messa. Allora, se vuoi ti guardo, sono bravo a guardare. No, tu entri insieme a me, no, non ci provare per nemmeno. Per favore. Allora, sto per entrare, ok, allora. Sì. 3, 2... Uno, via. No, io ti faccio entrare da solo, ciao. No, vieni immediatamente. No, no. Ok, tranquillo, tanto non succede niente. Ma guarda, anzi, che schifo. No, che schifo che c'è davanti. Vieni, prendi questa veste, vieni qua. Ok, se ti senti più sicuro prendi questa veste. Allora, guarda, questo, in realtà io non so che cosa siano esattamente questi tentacoli e non so che cosa facciano esattamente. Oh, ma non ti avvicinare troppo. Infatti. Guarda, io sinceramente non so, forza, vieni da questa parte comunque, perché potrebbe essere abbastanza pericolosa questa situazione. No, attenzione. No, Gabri, wow. tu sei dietro. Sì, sono dietro, cosa. Posso anche salire volendo. Non ho la keycard io. Oddio, okay, vi vedo. Ok, perfetto. Allora, tu comunque continua a cercare tranquillamente. Va bene. Allora, No, io scappo. Fermo. Non riesco ad aprire. Ok, non devi aprire anche perché la keycard ce l'ho solo io. No, questi qua, no. Forza, vieni, andiamo. Scappiamo. Posso usare l'arco? No, non c'è pochi, non c'è nulla io. Allora, fermati un attimo, nonno, fermati un attimo, prima di tutto. Non no, ma ci stai seguendo. Oh, ma sei matto, Fermo, tieni questi blocchi, tieni. Ok, praticamente adesso tu te li devi craftare. Dobbiamo fare delle impalcature. Posso usare l'arco io? Allora, cerca di star calmo, nonno, perché così non mi piace affatto. Cioè, nel senso, qua stiamo rischiando la pelle tutti quanti. Allora, adesso... tu, Gabri, esatto, freccia dall'alto. Mamma mia, porca miseria, chi ce l'ha fatto fare sta roba? Ok, allora, adesso mi crafto il legno e... Ok, forza. No, porca miseria. Uno è morto. No, ce la fai? Ok, sì, ce la faccio. Porca miseria, ragazzi. Oh, è morto. Sono morti. Mio Dio. Lo salvi, teoricamente. Non dobbiamo nemmeno cercare di compromettere queste celle, comunque. Dovrebbe essere una cosa che non si fa, questa, perché in teoria le celle non vanno appunto compromesse. Io mi faccio anche un'ascia, guardate. Preferisco farmi un'ascia in questo momento. Sì, perché devo tagliare il legno. Lo faccio prima. Tanto poi comunque un po' di ferro, per fortuna. Ok, prendo questo. Molto bene. Adesso, ragazzi, cerchiamo di capire bene come funziona questo SCP, perché non sappiamo esattamente come funziona l'SCP. Ma infatti cosa fa? Cioè, non sappiamo. Ma arrivo anche io. No, tu per ora resta lì e cerca. Perché io ho trovato 5 fogli di carta e un lingotto di non so che cosa. Ok, vabbè, allora non lo so, resta lì. Cioè, non so in realtà cosa. Cioè, resta lì, controlla. Facci da guardare. Sopra, che caspita. Magari se serve l'arco lo uso. Ok, va bene. Allora, qua. Questo coso, dobbiamo capire prima di tutto cos'è questo coso. E poi comunque. Che ne dici di provare a toccare quest'acqua qui? Questo sangue. Guarda, facciamo così, ho un'idea. Si è girato. Così. Prendo un secchio come. Allora, questa è come prova, praticamente. Come si chiama? Red Pool Liquid SCP-354. Esatto, praticamente dovrebbe essere la piscina. Allora. Sì, è proprio il 354. Praticamente dovrebbe ma essere. Ma c'entra lo sistema fuori schifoso. Oh, oddio! Mi ha preso! No! Aiuto! No, te sei un no, aiuto! No, non riesco a uscire! Aiuto! No. Vieni! Aiuto. Ok. Oddio. No, di nuovo! Porca miseria, ma cosa? Come cazzo? Come hai fatto? Cosa... Non lo so, ma sta continuando. Allora, silenzio. L'attacco wireless. Zitto un attimo. No. Zitto un attimo.
Porca miseria, ma cosa ti... cioè, nel senso, sei completamente impazzito? Qua vuoi, oltre a rischiare la pelle così fai male, solo male. Fermati, ho detto, fermati. Allora, stai calmo, ti sono intrappolato. Allora, cerchiamo di... Allora, stai calmo, porca miseria, se ti prendo, guarda. Guarda, io se picchio non succede niente, questo è il punto. Cosa mi dai i pugni? Se ti prendo non succede niente. Aia, ho fatto danno. Prova a tirare una freccia. Ma porca miseria. No. Ma porca miseria. No. Sono scappato, ho sbagliato. Mi hai preso a me deficiente. Non volevo. Io voglio scappare. No, vabbè, allora fermi tutti. Non mi sta piacendo questa situazione, non mi sta affatto piacendo. Fermi, stai lontano da questo coso. Lontani tutti quanti. Non avvicinatevi. State lontani da questo red pulcoso, da questo tentacolone enorme, di questi tentacoloni enormi che ci sono qua. State lontani. Allora, dobbiamo cercare di capire che cosa fanno, però. Perché ci sono questi tentacoli? Secondo me questa non è una cosa che ci dovrebbe essere normalmente. Questa dovrebbe essere una cosa completamente diversa. Perché io nel fascicolo delle SCP ho trovato altre cose. Cioè, non dovrebbe centrare assolutamente niente. Non ho mai letto dei tentacoli che spuntano fuori. Avete capito? Cioè, mi sembra strano, infatti. Sinceramente non so cosa pensare. Tu, nonno, cosa dici di questa cosa? No, ma io sono terrificato, ma io voglio andarmene, cioè. Lo so. Fa proprio questo effetto. Allora, cerchiamo di... Gabri, tu sei alla porta? Sì, sono alla porta. Cosa stai facendo? Posso entrare? Guarda, preferisco che tu magari resti là fuori. Va bene. Ok, perfetto. Ma possiamo far cambio se vuoi, guarda. Io vado a prendere il suo posto, ecco. Io ho completamente paura di questo SCP, comunque. Cioè, nel senso, non so cosa pensare. È un SCP... No, c'è di nuovo in... Ferma un attimo, fermo. Allora, non iniziare a impazzire tu, perché non si capisce più niente quando inizi. Ok, se n'è andato da solo. Ok, allora, sentite, usciamo da questa cella prima che... No, ma subito, corri. Usciamo, non possiamo... Allora, abbiamo preso il campione delle CCP, ci va bene così. Esci. Assolutamente, usciamo. La torcia. Gabri, tu vieni. Arrivo. Da sopra, non so dove sei finito. Vieni. Sono sopra io. Noi ti aspettiamo qua all'entrata delle SCP. Ok, perfetto. No, io voglio uscire. No, aspetta, dobbiamo aspettare Gabri. Cioè, tu lasci i tuoi amici di avventure da soli. Cioè, devi aspettare. Vabbè, vuoi morire? Vuoi morire? Cioè, non, però... c'è un mostro, c'è Inv che ci insegue, vuoi morire? No, non mi sembra che stiamo morendo in questo momento. E poi non ti avvicinare così tanto, perché possiamo morire. Sei vecchio e puzzi, guarda. Non ti voglio vedere. Non è vero. Allora. Arrivo. Ok, sono contento. Beh, guarda che comunque mi sembri un po' depresso tu. Cerca di essere più... Ma no. Cioè, non lo so. Sei ok che siamo in una situazione un po' paurosa, però. Eccoti qua, ti vedo. Ok, perfetto. Eccomi. Forza, vieni. Allora, venite tutti quanti. Usciamo prima che magari qualcuno decida di farsi vedere di nuovo. Dobbiamo anche avere una nostra base, perché è completamente fuori di... Dove si esce qua? Da qua. Certo che sei vecchio quanto una mamma mia, non ti dico. Cioè, non ci vedi nemmeno. Vabbè, allora, adesso cercheremo di fare una base, tipo un qualcosa di questo tipo. Poi comunque guardate che anche questa montagna non è normale, Ma cioè, è che bella, no, come fa... montagna. Cioè, non mi spiego perché sia così tanto alta. Beh, cioè... però è bella, cioè è molto bella comunque. Sì, beh, questa è molto bella, sì, è vero. Vabbè. Ma poi ci sono degli alberi strani, con le foglie blu, azzurre. È vero, non è che magari quelli sono SCP. Boh, non lo so. Comunque chissà quali avventure ci possono aspettare nelle prossime avventure di questo mondo.